Sta attenta a Porgus. Prenderebbe suo nonno per mezzo frammento. Salama. Allora ce l'hai fatta. Grazie al passaggio segreto dalla tua base. Notevole. Passaggio segreto? Meglio non dirlo troppo in giro, se non volete un sacco di Oseram tra i piedi. E tu chi sei? Ragurt, ricognitore della carovana. Dice che Amadis era qui. Si è unito alla nostra spedizione appena prima che entrassimo nel tunnel. Dopo che ci siamo accampati, ho esplorato un po' la zona. Ho anche offerto dei tributi ai Tenact per aver sconfinato nelle loro terre. Amadis mi ha chiesto di informarmi su un posto chiamato l'Orrore. Cosa hai scoperto? Soprattutto che era il luogo in cui i Tenact portavano i prigionieri. Si trova molto più a ovest, vicino Neraspina, capitale del clan delle Paludi. Poco dopo è partito per raggiungerlo. Da solo? L'ho messo in guardia, ma non ha voluto sentire ragioni. Cos'è successo dentro al tunnel? Niente di che. La nostra squadra si è divisa in due gruppi per passare. E in questo campo sono tutti del primo gruppo. A parte qualche passaggio buio, era tutto tranquillo. Non so cosa sia successo al secondo gruppo, ma noi l'abbiamo scampata. Ti conviene andare a parlarne con Porgov. Lui ne sa molto più di me. Amadis ti ha spiegato perché voleva andare all'Orrore? Purtroppo no. Non ha mai detto più di tanto. Tipico. Ti sembrava stesse bene? Più o meno. Mi è sembrato scosso quando ha saputo che il tunnel era crollato. E comunque, qui lo eravamo un po' tutti. Fai il ricognitore, quindi. Cosa puoi dirmi sulla zona? Vediamo un po'. Più a sud ci sono tre Oseram che scavano tra le rovine nel deserto. Morlund e i suoi compari. Esatto. È proprio lui. La sua è una combriccola molto particolare. E poi un sacco di altra gente che si è staccata appena abbiamo attraversato il tunnel. Cercatori, esploratori e ogni sorta di avventurieri. Ma si può sapere quanti eravate? Troppi per contarci, questo è sicuro. Tempo fa ho visto anche dei ribelli. Stavano pattugliando il deserto. Ho saputo tutto sulla ribellione dai Tenact di Lanciardente. È la capitale del clan del deserto, su a nord. Si direbbe che tu conosca bene la zona. È lavoro. Grazie, è d'aiuto. Vi auguro di trovarlo. Bene, io andrò a Neraspina, vediamoci lì. Aspetta. Che? Sei pronta ad attraversare l'intero territorio Tenact per quell'uomo? Senza esitare. Ovvio, è da solo nell'Ovest proibito. Sono in pensiero. Credo ci sia di più. Ti raggiungerò alla capitale delle Paludi. Tu però mi dirai chi è veramente Amadis. Bene, mi nasconderò a nord del villaggio. Ti aspetto. Neraspina. Notevole, Non pensavo di addentrarmi così nelle terre Tenact. Hai avuto problemi?
Ho tenuto un profilo basso. Mi sono anche immersa nelle paludi per sfuggire alle pattuglie tenatte. Beh, sono qui. Coraggio. Chi è Amadis? Dimmi. Come ti avevo già detto, una volta mi ha aiutato a fermare una macchina ammazzacacciatori. Lui pensava che io fossi la solita cacciatrice della loggia che ambiva soltanto al trofeo più grosso. E io credevo che lui fosse un eremita che viveva nei boschi. Ma poi ho scoperto la verità dei giorni rossi e di come gli hanno portato via tutto. Vedere quel lato di lui ha cambiato ogni cosa. Tu lo ami, vero? Sì, penso di sì. Perché vi siete separati? Quando mi ha raccontato della donna che non è riuscito a salvare, gli ho detto come ho accettato la morte di mio padre e di mio fratello. Ha capito di dover fare lo stesso, da solo. Aspetta, al campo dei giorni rossi hai detto che lì era morta una persona che era cara ad Amadis. Pensavo fosse un soldato. Infatti, l'esercito Karja non accetta donne, ma Nessa si era travestita da uomo e Amadis la copriva. Quando è partito per l'Ovest ha promesso di comunicarmi che stava bene, ma non ho avuto notizie. E sei andata a cercarlo? Esatto. E quando lo troverò gliene dirò quattro per la fatica che ci ha fatto fare. Beh, ora è tutto molto più chiaro. Amadis pensava che Nessa fosse morta, ma ha scoperto dei prigionieri portati a Ovest e ha voluto indagare. Dobbiamo trovare quel carcere, l'orrore. Ho fatto delle ricerche e credo di sapere dove sia. Fa strada. Pensi che Nessa sia ancora viva? Ne dubito. Tutti i Karja catturati durante i giorni rossi sono morti ormai. O tornati a casa. E perché Amadis la cerca? Perché ne vuole la certezza. La sacca è piena, ma ho spazio nello zaino. Ah! Di qua, brutto ammasso di rottami! Eccolo! Con un rogartiglio alle calcagna! Non può farcela da solo. Andiamo! Ti aiutiamo noi! Talana, io... Avresti dovuto farmi sapere che stavi bene. Ti avrei inviato un messaggio una volta attraversato il deserto con quella carovana Oseram. Ma quando mi sono reso conto che il tunnel era crollato, ho capito che potevo soltanto proseguire. Vedo che avete trovato un'altra strada, però, quindi mi sbagliavo. Mi spiace. Non era mia intenzione farti preoccupare. Quindi tu devi essere Amadis. E tu devi essere Aloy. Talana mi ha parlato molto di te. E a te avrà raccontato di me. Qualcosa. Stai andando all'orrore. Ma cosa speri di trovare? Un indizio.
quanto minimo. Qualcosa sul destino di Nessa. Forse è morta combattendo. O forse si è spenta in una cella. In ogni caso, voglio sapere. Talana mi ha parlato di te e Nessa nei giorni rossi. Del vostro segreto. Ci avevano assegnati alle Lance del Sud. Dovevamo inoltrarci in territorio Tenact usando il tunnel. Era fiera di servire il dominio all'inizio. Ma atrocità dopo atrocità, i giorni rossi si sono fatti sentire. E voi eravate molto vicini? Abbiamo fatto il possibile per proteggere vite innocenti. Ci sembrava di essere gli unici a opporci al massacro. E... sì, eravamo legati. Fino alla battaglia dei boccioli ardenti. E così... tu e Talana... avete vissuto una bella avventura, questo è certo. Squarciavento, ammazza cacciatori, mercenari, un guscio atroce. Niente può fermarla. Un certo eremita dei boschi ci ha provato. Un'idea sciocca, col senno di poi. Cos'è successo alla battaglia dei boccioli ardenti? Sapevo che le forze Tenact erano più numerose del previsto. Ho cercato di convincere il mio comandante a fermarsi. Quel dannato ubriacone. Quando ho minacciato di rivelare la sua incompetenza al comando supremo, ha preso il coltello. E io... l'ho ucciso. Per autodifesa. È sempre omicidio. Ero condannato. Ma io speravo almeno di poter salvare Nessa. Ma era tardi. Quando ho raggiunto la battaglia, i campi erano in fiamme. E i soldati morti o dispersi. E per di più... il comandante che ho ucciso veniva da una famiglia nobile. C'è una taglia sulla mia testa. Sono in fuga da allora. I giorni rossi sono finiti. Il Re Sole Avad ti grazierebbe se... Il Re Sole non può far niente. La sua testa vale più della grazia di Avad per i cacciatori di taglie. Beh, ora siamo qui. Andiamo all'orrore. Non vi chiederò di accompagnarmi. Mi sento già in colpa a vedervi qui. Non sono venuta fin qui solo per abbandonarti. Andremo fino in fondo. Non sono così ingenuo da provare a dissuaderti. Andiamo. L'orrore è qui vicino. L'orrore è sulla costa, ma conviene restare nei boschi se non vogliamo essere visti. Come l'hai trovato? Ho sentito che ne parlavano dei soldati Tenact di un villaggio vicino. Il resto l'ho capito da solo. Cosa pensavi di fare se non fossimo arrivate? Assaltarlo da solo? Mi basta solo interrogare una guardia. Speravo di trovarne una isolata e catturarlo. Beh, ora ci siamo noi. Ci stiamo avvicinando. Manca poco. L'orrore. Eccolo. Sono i ribelli di Regalla. Hanno scatenato una guerra contro gli altri Tenact. Avranno preso la prigione. E avranno ammazzato le guardie. Era l'unico modo di scoprire se Nessa è stata lì. Forse no. Possiamo ancora trovare altri indizi. Anche dopo tutto questo tempo. Aloy vede cose che a noi sfuggono. Proviamo. Un po' di speranza è meglio di niente. Dovremo trovare un altro ingresso. Quel cancello è impenetrabile. E non riusciremo certo a scalare le mura. Voi restate qui. Cerco un altro ingresso e provo ad aprire il cancello. Meglio controllare il perimetro. Forse c'è un ingresso dall'acqua. Forza!
Devo andare al cancello per far entrare Talana e Amalis. Ehi, visto niente? Non ho visto niente. Bene, non dovrebbero esserci problemi. Va bene. Va bene, se proprio devo. Uno è andato. Se riesco ad aprire il cancello principale, Talana e Amadis potranno aiutarmi con gli altri. Spalle, Aloy! Della corsa, stranieri. Lo userà per chiamare una macchina.
al sicuro adesso. Ehi, c'è qualcuno lì fuori? Sentito. Qui. La porta è chiusa, ma l'ultimo ribelle aveva una chiave. Liberati dai Carja? Le umiliazioni non finiscono mai. Non è colpa loro se eravate rinchiusi nella prigione. Cerco informazioni su un soldato Carja. È possibile che fosse prigioniera qui 5 anni fa. Si chiama Nessa. Nessa la Carja era qui, sì. L'ho uccisa io stessa. Nessa. Qui ci penso io. Voi ripulite l'area. Sei tu, vero? Nessa, come... Perché? Sì, ritacca. Un momento, fatemi capire. Tu eri Nessa. Sei stata imprigionata qui durante i giorni rossi, poi sei diventata una Tenakt. Le donne Carja sono escluse dal servizio militare. Ho vissuto una vita di bugie, vergognandomi di ciò che ero. Ma per i Tenakt bastano forza e determinazione a fare un soldato. Quindi sono diventata una di loro. Ness, ritacca, ti ho pianta per 5 anni. Perché non mi hai detto che eri viva? Non volevo tornare alla mia vita di prima. Neanche per te, Amadis. Da come Amadis ha descritto la vostra storia, credevo che tenessi a lui. Era 5 anni fa. Io non ho rinunciato. Prima della battaglia ho cercato di convincere Gedia a fermare l'attacco, ma è stato impossibile. Ho dovuto ucciderlo. Ha avuto quello che meritava. Ho corso verso il campo di battaglia. Ma quando sono arrivato eri già scomparsa. Non lo sapevo. Ma non cambia nulla. Ti ho pianto e ho voltato pagina. Sei arrivata come prigioniera. Come sei diventata una Tenakt? Sapevo che era solo questione di tempo prima che i Tenakt uccidessero me e gli altri prigionieri. Un giorno, uno dei loro soldati è venuto alla mia cella. Mi ha chiesto come facesse una donna a combattere per il re sulle folle. Parlandoci, ho capito che un tempo era Carja. Fashav. So che è morto all'ambasciata. Meritava una fine migliore. Ha condannato a morte gli altri, ma ha chiesto ai Tenakt di lasciarmi combattere per la vita. Ho vinto con il sangue e le armi. Ora sono ritacca e non mi pento di nulla. Eri disposta a travestirti per servire nell'esercito dei Carja. Non ti manca essere una di loro? No. I giorni rossi provano che non c'è onore a combattere per i Carja. Quando siamo stati fatti prigionieri, sapevamo che nessuno ci avrebbe mai salvati. Io l'avrei fatto, se avessi saputo. È meglio così. Sotto la mia armatura Carja, sento che scorre il sangue di una Tenakt. Quindi, se ora sei una Tenakt, come sei finita di nuovo qui dentro? Avevamo l'ordine di riconquistare l'orrore dai ribelli di Regalla. Ho fallito. Sapendo quanto Regalla sembri odiare i Carja, mi stupisce che ti abbiano lasciata in vita. È vero. Dovrei essere morta. Ma in pochi ricordano chi ero un tempo. Cosa farai ora? Avete ripreso l'orrore. La mia squadra dovrà tenerlo sotto controllo. Finisce così. Dopo quello che abbiamo passato insieme. È tutto qui. Non ho scelta. Il mio posto sarà sempre qui, mentre il tuo è a est. Mi spiace tu abbia sofferto. Non meritavi di passare così gli ultimi 5 anni. Ti aiuterò a uscire dalle paludi senza problemi. Consideralo l'ultimo favore di Nessa. Almeno ora conosci la verità. Forse così fa ancora più male. Mi crederai un idiota? No. Credo solo tu sia molto confuso.
Ti accompagnerò verso il dominio. Dopodiché... non lo so. Talana, io... ti capisco. Mi spiace sia finita così. Anche a me. Devo parlare con Aloy. Tutto bene? Sinceramente, no. Che cosa succederà tra voi? Non saprei. Lui deve fare ordine nei suoi pensieri. Non voglio essere una seconda scelta. Voglio darti questo per essere stata con me. Non potevo sperare in un Turdido. O amica migliore. Allora, è così che finisce. Tornerete a Est? Credo che resterò un po' a Luce Arida prima di tornare a Meridiana. Se capitassi da quelle parti, vieni a cercarmi. Certo. Buon viaggio, Talana. Dovrei farle visita la prossima volta che vado a Luce Arida. Le potrebbe servire un po' di supporto morale.